Bene, segni, questo è il vero Viro che finalmente aspettavamo. Spero di sì. No, dai, è una domanda, no? Sì, è una domanda. È un modo diverso di introdurre la domanda. No, spero che sia, diciamo che sia iniziato questo mio percorso di crescita. Penso che da inizio anno qualcosa sia cambiato, il mister mi ha aiutato tanto, anche appunto a arrivare a ottimi risultati in fase realizzativa. E quindi devo continuare a lavorare, a credere in quello che sto facendo, così potrò ottenere sempre più risultati. Ciao Federico, intanto complimenti per il gol di domenica, visto, rivisto, davvero un gran gol. Questo tuo percorso di crescita, di cui stavi parlando, combacia anche con il fatto che hai trovato anche la giusta posizione dal punto di vista tattico in mezzo al campo nel Teramo, vero? Guarda, secondo me combacia col fatto che ho trovato un allenatore che ha creduto in me e che mi mette nelle condizioni di esprimere tutto il mio valore, che purtroppo ho incontrato al terzo anno che ero qui. E se fossi arrivato prima, probabilmente sarei cresciuto in meno tempo, però non c'è da pensare al passato, ora è qua e mi sta aiutando e quindi io continuerò a crescere. Viva la sincerità, perché stavo per chiederti, collegandomi anche alla domanda della collega, quanto abbia inciso Guidi nel tuo sviluppo di crescita, anche nei tuoi inserimenti, che sono molto più frequenti rispetto a ieri, e quanto invece ha inciso Viero, perché ascoltavo un'intervista del prossimo direttore sportivo, Sandro Federico, che conosci bene, che parlava di atleti che riescono ad esprimersi anche prima e altri che hanno bisogno di un po' di tempo in più. Quindi, qual è la verità tra le due? Penso che sia un insieme delle due cose, nel senso che è vero che anche nel percorso delle mie giovanili io sono sempre arrivato un po' dopo, tant'è che ho avuto anche periodi dove anche nelle giovanili ho fatto fatica a giocare perché ero indietro con lo sviluppo fisico, però io ho sempre avuto pazienza nelle mie cose perché sono convinto che poi se uno le cose se le merita e lavora tutti i giorni per ottenere risultati, le cose arrivano. Quindi io non ho mollato, ho continuato a allenarmi al massimo e ora ovvio che il mister ha inciso, ma anche io ho fatto la mia parte, diciamo. Federico, buonasera. Voglio Ciao. chiederti se il titolo consecutivo lo sogni già per sabato, visto che ne hai fatti due in pochi giorni, uno dei due l'hai fatto già al Pescara. È un sogno che hai per sabato? Sì, è un sogno tutte le domeniche, però ovvio, se arriva sarei contentissimo, però prima penso a fare una buona prestazione e spero che la faccia anche la squadra, quindi dopo arriva il pensiero del gol. A me, vero? Sì. Senti Federico, al derby di Coppa Italia arrivava meglio il Pescara che il Teramo perché aveva vinto, il Teramo era reduce da due sconfitte in campionato. Adesso le cose in meno di 10 giorni si sono insomma ribaltate. Avete tra virgolette timore di una reazione di un Pescara che è comunque in difficoltà e che forse vede anche Autere giocarsi un po' la panchina sabato prossimo? No, non penso che sia una cosa che debba metterci timore, perché sappiamo che loro sono in un momento come abbiamo passato anche noi, ma noi abbiamo ancora la rabbia di quello che abbiamo passato a Montevarchi, di quel ritorno in pullman dopo quella partita allucinante, e quindi non c'è passata la rabbia dopo due vittorie, è una cosa che ci deve rimanere dentro. E ci deve continuare a dare la forza di affrontare tutte le partite come abbiamo affrontato le ultime due. Senti, i punti, Federico, che ha il Teramo in classifica, secondo te, per quello che si è visto finora, rispecchiano, quello che il Teramo ha fatto vedere? Insomma, mancano dei punti al Teramo, secondo te? Io credo che manchino assolutamente dei punti perché abbiamo fatto ottime partite e che poi non ci hanno portato ai 3 punti, come ad esempio il Gubbio, che è stata pareggiata in 10 uomini. Qui Spesaro è stata una partita che
se la giochiamo altre 10 volte non penso che la perdiamo mai più. Però purtroppo questo è il calcio e sono 90 minuti e la partita può cambiare da un momento all'altro, quindi purtroppo i punti non sono quelli che penso che ci meritiamo, ma alla fine poi, come dice il mister, i conti diciamo che tornano a tornare, quindi portiamo pazienza e torneranno anche questi punti. Federico, voglio chiederti se nella preparazione di una partita analizzate anche l'aspetto psicologico, no? Perché in Pescara-Teramo ci sono due squadre nate con progetti diversi, per ambizioni diverse, per storia diversa. Però oggi come oggi il Pescara è più in difficoltà del Teramo, classifica a parte. Secondo voi l'aspetto psicologico è un elemento da dover tener conto una volta che si scende in campo? E se sì, applicando cosa? Assolutamente, penso che l'aspetto psicologico sia, anzi, forse è più importante che l'aspetto tecnico-tattico, perché noi dobbiamo essere consapevoli che loro inizieranno forte la partita, ci metteranno pressione, perché appunto dopo questi risultati saranno arrabbiati. Noi sicuramente dobbiamo essere forti mentalmente, reggere i colpi e poi provare con le nostre qualità a ribattere. Federico, ti voglio chiedere se uno degli aspetti in cui migliorare in questo momento è la gestione delle partite, perché tu hai segnato in due partite in cui il Teramo era andato avanti di più di un gol, cioè poi stavate sul 2-0, poi è arrivato il 2-1 e sì, con la Fermana da 3-0 si è passati a 3-2, quindi tu credi che sia quello un po' lo step da fare? Sì, sicuramente noi dopo che segniamo i gol a volte abbiamo qualche calo di tensione che ci porta poi a concedere delle occasioni agli avversari, e questo sicuramente è una cosa in cui dobbiamo migliorare, perché in questi momenti dove abbiamo in mano le partite, perché stiamo parlando di un 2-0, di un 3-0, noi dobbiamo essere bravi a cercare di chiuderle, di fare più gol possibili e di non subire occasioni da gol.